E Radio Radicale, siamo con la senatrice Vincenza Aloisio del Movimento 5 Stelle per parlare del primo grado del processo al Tribunale dei Minori per l'assassinio di Giorgio. Allora, il minorenne, il 17enne che ha ucciso il musicista 25enne Giorgio, è stato condannato a 20 anni di reclusione, ha appena 17 anni. È una condanna che farà molto discutere. Allora, si tratta di un minore. La mamma di Giorgio aveva chiesto la condanna all'ergastolo, il PM aveva proprio chiesto 20 anni e 20 anni gli sono stati dati. Allora, io le volevo chiedere, è stato un processo rapidissimo, l'assassinio è avvenuto lo scorso a fine di agosto e si è arrivati alla sentenza di primo grado ora. Le volevo chiedere cosa pensa di questa pena per un 17enne che dovrà passare più della vita che ha vissuto finora in carcere. Io sono d'accordo, però questo periodo di detenzione deve mirare tutta alla rieducazione, cioè il carcere deve essere considerato un luogo dove poter riacquistare gli elementi per poter affrontare la vita, cioè acquisire quegli strumenti che probabilmente mancano ai giovani di oggi. Una scuola svalutata, senza, come dire, contenuti, perché si sono man mano, dagli anni 80-90 in poi, abbassati i contenuti, cioè hanno reso la scuola come un momento di incontro senza riflessione, senza confronto, con la paura che hanno i professori nei confronti, cioè che hanno i professori, dico bene, nei confronti dei genitori degli alunni. Cioè, c'è come se fosse una prevaricazione che si è acquisita da parte dei genitori e difendono i diritti, a volte che non sono diritti, i soprusi, diciamo, le azioni non dal punto di vista dei contenutistiche, dei contenuti non adeguate, non rispettano soprattutto gli insegnanti nella loro espressione istituzionale. Lei l'avrebbe condannato all'ergastolo? No, all'ergastolo sicuramente no, perché è un ragazzino e quindi bisogna fare un'analisi, capire qual è il percorso di vita che ha avuto questo ragazzino, ci rendersi conto del contesto che ha portato a fare questa azione. Perché io ritengo che noi adulti dovremmo creare le condizioni per far sì che i giovani possano esprimersi nel pieno del benessere, creando delle situazioni, cioè delle dimensioni di vita più adeguate alle loro esigenze, cioè per esempio dare la possibilità di frequentare le palestre, e questo dovrebbe pensarci lo Stato, quindi le istituzioni, le palestre, cioè i punti di riferimento, le biblioteche che non ci sono scomparse, ma negli anni 60, 70 c'erano tante Senta, le biblioteche. risulta che per esempio a Caivano stia cambiando qualcosa? Abbiamo votato un decreto qui, è cambiato qualcosa effettivamente da allora? Per quanto mi risulta non è cambiato molto, perché anzi sono aumentati i numeri di giovani al di sotto di 16 anni, di 18 anni direi, che vengono reclusi. Ed è stato un modo sbagliato di affrontare il problema, con i manganelli, come ho potuto dire anche in un intervento in aula, senza guardare l'aspetto, fare l'analisi del perché i ragazzi giungono a questa azione. Bisogna essere più, fare un'alleanza con i professori, con la scuola, con le istituzioni, dare loro gli spazi adeguati per esprimersi. Senta, non so se ha avuto modo di seguire il processo, ma l'assassino di Giorgio, durante il dibattimento processuale, ha detto di essere stato più volte vittima di bullismo. Si poteva tenere conto anche di questo aspetto lei mi ha detto che bisogna calcolare anche il contesto, ecco, il contesto andava valutato. Sì, certamente, ma la prima sentenza, quindi il primo grado di giudizio, 20 anni non sono tanti, quindi non è l'ergastolo, quindi Certo, deve, cioè però deve per un diventare. 17enne, lei si ricorda una pena così afflittiva per un minorenne? No, certamente no. E quindi io ritengo che adesso sono state,
Però io non vedo questi 20 anni come reclusione, bensì come un inizio di poter far sì che il detenuto possa riacquistare quegli strumenti capaci, quegli elementi che gli permettono di confrontarsi con la realtà, con una vita diversa, cioè deve rendersi conto, deve avere il tempo di riflettere. Bene, io la ringrazio molto della sua disponibilità, come sempre ringrazio la senatrice Vincenza Aloisio del Movimento 5 Stelle, con la quale abbiamo parlato della sentenza al Tribunale dei Minori sull'assassino di Giorgio. Grazie.